17 gennaio, buon pomeriggio e ben ritrovati a Mediterraneo News. In apertura, emergenza Covid preoccupa la situazione negli ospedali in Italia. Sale a 29 la percentuale di posti letti occupati da pazienti Covid. Ad Aosta 7 pazienti su 10 sono ricoverati per le conseguenze dei contagi. Secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, la crescita dell'occupazione negli ospedali riguarda anche altre 11 regioni. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana. Quanto alla situazione nei reparti di terapia intensiva, il dato a livello nazionale è stabile al 18%. Un gruppo di parlamentari ha previsto un ricorso contro l'obbligo del Super Green Pass in vista del voto per il Quirinale. I 5 parlamentari, capeggiati da Pino Cabras, hanno richiesto la sospensione cautelare dell'obbligo. La consulta si pronuncerà sulla richiesta in una Camera di Consiglio straordinaria convocata il 19 gennaio. Olimpiadi di Pechino 2022, stop alla vendita dei biglietti. Alle gare si potrà accedere soltanto su invito. Questa la stretta decisa dall'organizzazione, che ha annullato il piano vendita. E sempre a causa della recrudescenza dei contagi dovuti alla variante Omicron, il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. Il format previsto sarà quello tradizionale, con stand e le biennali della cucina e del bagno. Il tennista serbo Djokovic è tornato a Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia perché non vaccinato. Il numero uno del tennis è stato accolto da tanti tifosi al suo arrivo in aeroporto. Il campione si è rifiutato però di rispondere alle domande dei giornalisti. Per questa edizione è tutto, al prossimo appuntamento con il giornale radio di Mediterraneo News.